Siamo nella miniera di Montevecchio, all'interno del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, situata a pochi chilometri a nord-ovest dei centri abitati di Guspini e di Arbus, nella Sardegna sud-occidentale. E in questo punto ci troviamo nella parte di affioramento terminale del filone Sant'Antonio e l'inizio dell'affioramento del filone Sanna. In realtà questi due filoni corrono paralleli tra loro, quindi non si incrociano mai, però questa la possiamo definire una zona di sovrapposizione dei due filoni. Sotto il profilo geologico, tutto il territorio in questione è costituito da formazioni metamorfiche, sedimentarie, marine e vulcaniche di basso grado. Tutte queste formazioni ricoprono un intervallo di tempo compreso tra il Cambriano superiore e il Siluriano inferiore. Nella loro evoluzione geologica, tra il Carbonifero medio e il Permiano, tutte queste formazioni hanno subito prima un'intensa deformazione tettonica e successivamente gli effetti della messa in posto del plutone granitico di Arbus. A settentrione dell'area, invece, sul basamento paleozoico, giacciono infine le vulcaniti andesitiche e basaltiche che appartengono ai lembi più meridionali del complesso vulcanico oligomiocenico dell'Arquento. Il calore latente rilasciato lentamente per migliaia di anni in tutta l'area circostante da parte del plutone granitico ha indotto intensi processi di metamorfismo termico sulle rocce incassanti per oltre 300 metri dal contatto e prodotto un'ampia fascia di rocce cornubianitiche molto cristalline e fragili allo stesso tempo. E il conseguente collasso dello stesso plutone per raffreddamento ha infine dato luogo a un esteso campo di fratture con direzione sia parallela sia ortogonale all'andamento generale del contatto granito-fascia metamorfica. Questi due sistemi di fratture hanno costituito la via principale di circolazione di un gigantesco sistema idrotermale con fluidi ad alta salinità responsabili della deposizione delle mineralizzazioni metallifere. Quasi tutte le fratture sono sedi di mineralizzazioni e quasi tutti i corpi mineralizzati sono stati in passato oggetto di coltivazioni minerarie, poiché caratterizzati da tenori in piombo e zinco mai inferiori al 6%. In profondità si è osservato che le fratture tendono a chiudersi e di conseguenza i corpi mineralizzati a ridursi notevolmente di potenza, suddividendosi e rastremandosi in numerose venete di pochi centimetri di spessore. In base alla loro giacitura e posizione rispetto al plutone granitico e alle rocce incassanti, le fasce filoniane o i singoli filoni mineralizzati vengono distinti in due tipologie. Filoni detti periferici, e sono quelli più potenti e meglio mineralizzati. La loro principale caratteristica è quella di essere sempre ospitati entro le formazioni paleozoiche di basso grado e di correre sempre parallelamente al contatto granito-fascia metamorfica. Ci sono poi filoni detti radiali o incrociatori, possono essere riuniti in sciami e collegati tra loro da filoni secondari, trasversali e obliqui. Giacciono ortogonalmente al contatto granito-scisti, attraversano tutta la fascia metamorfica e penetrano per molti chilometri entro il granito, ma si arrestano contro i filoni periferici. Possiamo certamente affermare che questo sistema filoniano, lungo complessivamente oltre 10 km e con una potenza utile di oltre 20 metri, sia di dimensioni mondiali, abbia rappresentato la più ricca concentrazione di minerali di piombo e zinco della Sardegna e certamente d'Italia, avendo prodotto dai suoi grezzi circa 1.600.000 tonnellate di piombo metallo e circa 1.100.000 tonnellate di zinco metallo, oltre a quantità di argento, bismuto, antimonio, rame, cadmio, gallio, indio e germanio. Tutto il sistema filoniano è stato in passato oggetto di coltivazione mineraria per tutta la sua estensione longitudinale. Nel corso dei tempi, infatti, dal 1848 ad oggi, sono state diverse le miniere attive che hanno attaccato in più punti i corpi mineralizzati, tanto che nel tempo, per indicare tutto il sistema filoniano, si è consolidato l'uso del nome Filone di Montevecchio in Gurtoso Gennamari, prendendo proprio spunto dai nomi delle miniere più importanti. La grande miniera di Montevecchio ha coltivato la parte più ricca di tutto il fascio periferico, il quale, oltre alla notevole lunghezza, è anche noto in profondità per 600 metri, con potenze totali dei singoli filoni variabili in media da 1,5 metri fino a 7-8 metri. La mineralizzazione utile è costituita da galena e da sfalerite e cerussite, con subordinati acantite, pirite, calcopirite, tetraidrite e arsenopirite, in ganga di quarzo, ancherite e siderite e più rare calcite barite. I minerali secondari sono cerussite, anglesite, piromorfite, smithsonite e brosciantite. In particolare l'anglesite verde
è uno dei minerali di questa miniera definiti identitari, assieme alle splendide e uniche cristallizzazioni di cerussite. Nei suoi 143 anni di attività industriale moderna, dal 1848 al 1991, la grande miniera di Montevecchio si è sviluppata all'interno di 5 concessioni minerarie, denominate Gennasceria, Picalinna, Montevecchio 1, Montevecchio 2 e Montevecchio 3. In base alla loro posizione rispetto al borgo minerario autentico di Montevecchio, si distinguono una zona di coltivazione detta Cantieri di Levante ed un'altra detta Cantieri di Ponente, dove i rispettivi filoni mineralizzati hanno assunto i nomi di Picalinna, Sant'Antonio, Sanna, Telle e Casargiu, dando il nome anche alle miniere che furono predisposte per la loro coltivazione. Montevecchio è stata la prima concessione mineraria della Sardegna di epoca moderna e soprattutto l'unica miniera la cui società di gestione era stata costituita interamente da sardi. Per ben 85 anni la proprietà della miniera di Montevecchio è stata della famiglia Sanacastoldi fino al 1933, quando la proprietà fu poi ceduta alla società Montecatini. La miniera di Montevecchio è stata anche una miniera delle innovazioni nelle coltivazioni. Ha sempre mirato alla produttività del minerale, ma non solo, ma anche alla sicurezza degli operai. Per esempio, durante la perforazione per scavare le gallerie, veniva utilizzato inizialmente un martello pneumatico perforatore a secco cosiddetto, che quindi quando faceva i fori la mina, creava nell'ambiente di lavoro tanta di quella polvere di silice che ha contribuito appunto alle malattie della silicosi. È stato superato questo disagio creando delle martelli pneumatici con circolazione di acqua, cioè nell'asse di perforazione veniva forato e veniva spruzzata dell'acqua di modo che durante lo scavo del foro l'acqua abbattesse le polveri. Quindi non c'era più polvere nell'ambiente di lavoro, bensì veniva giù una fanghiglia che rendeva appunto l'ambiente di lavoro più sano, quindi anche per l'operaio. Altra grande innovazione per Montevecchio è stata la realizzazione della pala, cosiddetta pala Montevecchio, che è stata ideata e realizzata il prototipo qui nell'officina di Montevecchio. L'autopala, lo vedete, questa è semovente montata su 4 ruote, è azionata da 2 motori ad aria compressa, uno per la trazione e uno per lo sterzo, e in più un terzo motore aziona la benna di carico. Ha di diverso rispetto alla pala meccanica che ha il suo vagone appresso, il suo cassone, quindi autonomamente l'autopala si portava nella fronte di lavoro, caricava con la benna, riempiva il cassone, poi una volta pieno il cassone autonomamente tornava indietro e il fornello di getto e rovesciava tutto il minerale e poi ricominciava da capo, insomma. Quindi questo ha sveltito di gran lunga le operazioni di sgombero, ha eliminato tutta la spesa della stesura del binario che serviva prima per l'autopala e quindi l'azienda in questo modo risparmiava un sacco di soldi. Il visitatore che arriva a Montevecchio ha la possibilità di visitare siti diversi ma che appartengono sempre alla zona mineraria di Montevecchio. Il Palazzo della Direzione, un palazzo su più piani nel quale è possibile visitare l'appartamento della famiglia Sanna e l'appartamento della servitù nel quale ci troviamo ora. Nel cantiere di Sant'Antonio è possibile visitare gli alloggi minerari, quindi gli alloggi dei minatori. Si vede proprio la differenza tra lo sfarzo presente nel Palazzo della Direzione e gli alloggi più umili riservati alle famiglie dei minatori. Un altro percorso di visita sono le officine di riparazione, nel quale è possibile visitare una piccola fonderia, le officine meccaniche e la falegnameria. Quindi diciamo l'aspetto più industriale della miniera, dove ci sono macchinari che provengono da diverse zone d'Europa. Quarto percorso è Picalinna, un'area mineraria nel quale è possibile visitare uno dei primi pozzi realizzati, il pozzo di San Giovanni, nel quale si vedono le gabbie dei minatori e si può entrare nella sala argano e nella sala compressori. La particolarità di questa miniera è anche il fatto che è stata l'unica in Sardegna a essere stata avviata da un sardo, da un sassarese, appunto Giovanni Antonio Sanna. È stata una tra le miniere più importanti in Europa. E qua hanno lavorato all'incirca 3.000 minatori nel periodo di massima espansione. Ci si immerge in un mondo del passato nel quale si rivive quella che era la vita del minatore, una vita fatta di stenti, ma anche dove diciamo, la tecnologia ha caratterizzato questo mondo e la vita non solo di Montevecchio ma anche dei paesi circostanti.
Qui a Montevecchio il contesto urbano non è stato intaccato, tutto ciò che si trova a Montevecchio è stato realizzato negli anni dalla società mineraria in funzione dell'evoluzione appunto di sfruttamento del minerale. Gli appartamenti sono nati per ospitare dirigenti e funzionari, le abitazioni per gli operai sono nei cantieri, ma nascono anche gli alberghi con capacità di accoglienza di 200-300 operai come l'albergo Sartori, che poteva ospitare tutte quelle persone che arrivavano da lontano dall'abitato e non potevano rientrare tutti i giorni a casa. Allora facevano lavoro continuato per 5 giorni e poi il sesto tornavano alla loro abitazione per tornare e poi dopo 2 giorni presso l'albergo. Quindi diciamo che oggi questo si conserva, non c'è una struttura abitativa fatta da un privato, cioè qui a Montevecchio non esiste un'abitazione privata, esistono oggi appartamenti privati, ma quegli appartamenti sono stati realizzati in funzione dell'evoluzione storica della miniera. A questo punto vorrei spendere una parola sui minerali. Quando i minerali sono dotati di qualità specifiche di tipo estetico, didattico, scientifico e storico, in sintesi culturali, ambito per i quali sarebbe auspicabile la raccolta in collezione e la loro musealizzazione, a testimonianza della salvaguardia di una tipologia di bene, i minerali rivestono un prioritario esclusivo interesse scientifico e culturale. E poiché in Sardegna siamo in presenza di campioni ad esaurimento, perché la chiusura delle miniere non consente di reperire più nuovi campioni, allora l'esclusivo valore naturalistico si associa e soprattutto tende a prevalere anche l'identità topografica del luogo di ritrovamento e l'identità storica, cioè l'epoca in cui è avvenuto il ritrovamento del campione stesso. In questo ambito i minerali provenienti dalle miniere sarde divengono dei beni culturali identitari. La ricerca e lo studio dei minerali nel contesto delle loro località di ritrovamento, la mineralogia topografica regionale, rappresentano senza dubbio uno strumento valido per la creazione dell'immagine di una località o di una regione, tale da renderla classica, da esportare nel mondo e certamente di grande utilità nella valorizzazione turistica e culturale dei siti minerari dismessi.